Fabrizio Colombi e Giovanni Lucini Paioni si sono aggiudicati la prima edizione del Rally Sprint Città Giardino, organizzato dalla scuderia Varese Corse Rally Racing. Malgrado i molti incontrati nell'organizzazione della manifestazione, tutto si è svolto per il meglio e l'unico rammarico è stato quello di offrire ai concorrenti un percorso un po' corto, che ad ogni modo è stato molto apprezzato. Al volante della BMW M3 da lui stesso preparata, il bergamasco ha attaccato dal primo all'ultimo metro di corsa, lasciando ben poco spazio agli avversari. Con il solito stile di guida, molto piacevole da vedersi ma allo stesso tempo redditizio con il cronometro, Colombi ha fatto volare fra le strette stradine di questo rally una vettura potente ma meno agile rispetto alla Renault 5 GT Turbo di Saregni, unico pilota che è riuscito a impensierirlo. Come volevano i pronostici, Colombi e Saregni hanno subito ingaggiato un duello sul filo dei secondi, che ha elettrizzato il pubblico. La prima prova speciale a Brezza di Bedero ha segnato il successo di Colombi, che staccava di 3 secondi la Renault 5 di Saregni. Sul successivo tratto cronometrato si registrava la reazione del pilota della Valcuvia Corse, che infliggeva un secondo di distacco al capo classifica. L'episodio chiave della corsa, comunque, si è avuto sulla terza prova, l'ultima della prima serie di speciali. Sui tornantini di Vigiù, Colombi era scatenato e faceva segnare un bel rilievo cronometrico. Saregni, prevedendo l'attacco dell'avversario, tentava il tutto per tutto, prendendo qualche rischio di troppo e finendo in un prato. La digressione gli costava una perdita di circa 10 secondi. La gara per l'equipaggio varesino era quindi compromessa e non restava altro che sperare in un problema a Colombi e procedere di conserva per mantenere la seconda posizione. Sulla stessa prova si registrava anche la bella prestazione di Cassese e Barbiero, che con la loro Renault 5 GT Turbo Gruppo N si piazzavano alle spalle del vincitore a soli 5 secondi di distacco. Le tre speciali della seconda parte di gara erano tutte appannaggio di Colombi, che ha sempre proceduto con passo autoritario, tenendo a debita distanza Saregni. Per quanto riguarda il gruppo N, la lotta è stata fra le due Renault 5 GT Turbo di Cassese Barbiero e Bizzozzero Covizzi. I due compagni di team, Valcuvia Corse, non hanno certo risparmiato i loro mezzi e alla fine la meglio è andata a Cassese, che per un solo secondo ha avuto la meglio sull'amico avversario. Ben 59 gli equipaggi varesini al via. In classe 5 troviamo Barghiroli Signorini su Fiat 1 Turbo della Varese Corse, giunti 21esimi assoluti, che a causa di una scelta errata di gomme non hanno potuto esprimersi al meglio. Sempre della Varese Corse, Mazzuccato Rughetto su R5 GT Turbo, giunti 19esimi assoluti e sesti di classe. Su BMW M3, Binda Cassina, giunti 11esimi assoluti. La vettura, decisamente impegnativa, ha fatto sudare le proverbiali 7 camicie al pilota di Besotto, da diverso tempo lontano dai campi di gara. Per Gabin Castellani, su R5 GT Turbo della Valcuvia, un repertino ritiro dopo la prima PS. Molto bella la gara di Bernasconi Granucci su 1 Turbo. Solitamente impegnato nel campionato italiano velocità turismo in pista, ha sfoderato una grinta notevole facendo segnare ottimi tempi e giungendo sesto assoluto, malgrado una vettura non propriamente regolata per una competizione realistica. Passando alla classe M6, portacolori della Junior Jolly era Lonati, in coppia con Negri su Delta Integrale 8 valvole. Con grossi problemi di assetto, che hanno comunque fatto la fortuna del pubblico visti i numeri ai quali era costretto per mantenere in strada la vettura, sono giunti i 32esimi assoluti. 20esimo assoluto e terzo di classe troviamo Corti Vuolo su Delta Integrale 8 valvole. Per il presidente della Valcuvia, che portava al debutto in gara uno dei migliori allievi del corso per navigatori, organizzato dalla stessa scuderia, una bella gara, soprattutto visto lo scopo principalmente formativo della loro partecipazione. Sempre della Valcuvia, Gullo Mazzola, ritiratesi sul primo passaggio della Castendallo con la loro integrale Delta 16 valvole. Molto numerosi i rappresentanti varesini nella classe A4. Vinta dopo un bellissimo duello con il comasco Consonni da Vincenzi Ballarini su Pelmanta GTE della Varese Corse, giunti settimi assoluti. Al ritorno in gara dopo il tremendo volo al rally della Lanterna di qualche mese fa, questo pilota ha riconfermato le sue ottime qualità con una gara ad altissimi livelli. Per Mazzetti Berva, su Ismo 130 della Valcuvia, il ritiro dopo la terz'ultima prova, quando erano 38esimi assoluti. Una vettura non troppo performante e 15 secondi di penalità non gli avevano ancora permesso di brillare. Per Ciocchi Patrone, sempre della Valcuvia, un 71esimo assoluto che senza 30 secondi di penalità all'ultimo CO avrebbe potuto essere decisamente migliore
In ogni caso, ha assicurato lo spettacolo al pubblico. Su Ritmo 130 a Varese Corse troviamo Villa Pagani, giunti 86esimi assoluti. Qualche problema di troppo li ha rallentati nelle prime fasi e il tipo di gara non gli ha permesso di recuperare. Per Andretti Biasuzzi su Manta Valcuvia Corse una gara sfortunata. Malgrado buoni tempi, un problema sul secondo Roggiano li ha relegati nelle zone basse della classifica, non permettendogli di andare oltre l'88esimo posto finale. Buon sesto di classe e 28esimo assoluto Minolto, in coppia con Tiziani su Manta, GT Junior Jolly. Dando spettacolo, il pilota di Castiglione Olone è finalmente riuscito a centrare un buon risultato, grazie anche ad una maggior competitività della vettura. Decimo assoluto Nandini, in coppia con la moglie Rosalba, che sulla loro casa GSI hanno condotto una gara veramente buona, coronata anche dal secondo di classe. Ottimo il nono assoluto sulla terza prova speciale. Per Cardina Arcuri, a rientro alle gare dopo un anno di stop, una conferma dei bei risultati ai tempi della Opel Corsa. Con la loro casa GSI sono giunti quarti di classe e quindicesimi assoluti. Per Salardi Girardoni, un nono di classe e il 62esimo assoluto con la loro casa GSI. Qualche problema di troppo li ha tenuti lontani dalle zone alte della classifica. Sempre dalla pista altre due vetture, due Ritmo 130 solitamente impegnati nel circo. Pilotate una da Bernasconi Bigarella, giunti 57esimi assoluti, e l'altra da Violini Muraro, giunti 51esimi. Regolazioni da pista esasperate non gli hanno consentito di brillare. Per Montecchi Flauniaco su Manta un ritiro sulla quarta PS, quando erano 40esimi assoluti ottavi di classe. Passando alla classe N5, praticamente un monomarca Renault, già detto della bellissima gara di Cassese di Bizzozzero, da segnalare anche quella di Ghetti Montorsi della Varese Corse. Malgrado un problema sulla seconda prova che gli ha fatto perdere ben 35 secondi, sono giunti quinti di classe e 31esimi assoluti. Senza questa perdita di tempo, un posto nei primi 12 non glielo avrebbe levato nessuno. Da segnalare l'11esimo assoluto sulla terza prova. Al Borghetti Saladino, dopo una bella gara, hanno purtroppo pagato ben 3 minuti di ritardo all'ultimo CO, che non consentiva di effettuare l'assistenza. Un 83esimo assoluto finale decisamente bugiardo. Sempre Varese Corse, Rampinelli Cuzzolini. Per loro in moto auto nuova uscita vecchia, calza a pennello. Al debutto con la vetturetta francese stavano dimostrando quanto si è alimentato il potenziale del Corsa GSI rispetto alle loro possibilità, occupando la quarta posizione assoluta ad un secondo dal terzo. Purtroppo un dritto sul secondo Roggiano e l'impossibilità di tornare sulla strada in tempi brevi lo hanno costretto al ritiro. Davvero un peccato visto il risultato eclatante era alla loro portata. Per Malinverno Moroni, al solito una bella gara, condotta sempre nei primi 20. Purtroppo la ormai classica per lui toccata ha compromesso il risultato finale. Ad ogni modo sempre buono con il quarto di N5 e il 28esimo assoluto. Una maggiore attenzione e minor foga lo avrebbero tranquillamente portato entro i primi 15. Per Fantini Pianezza una gara tranquilla con il 52esimo assoluto finale che per un pilota alla prima gara con un percorso così impegnativo ed una vettura non certo facile è decisamente positivo. Nella classe 2000 gruppo N troviamo Bellezza Casarotto sul 205 GTI della Varese Corse. Solo 3 prove per questo equipaggio incampato nell'ennesimo ritiro. Il 90 per lui è decisamente l'anno no. Molto bella la gara di Bregolato Palladino su case GSI 16 valvole. Il pilota dell'Alberto Alberti di Pavia è giunto 13esimo assoluto e primo di classe dopo una gara sempre nelle zone alte della classifica. Battaini e Monchiagatta su Peugeot 309 GT sono giunti settimi di classe e 39esimi assoluti. Una maggiore incisività sin dalle prime battute gli avrebbero permesso un risultato migliore. Finalmente una gara senza problemi per Cugnola e Eusebio della Valcuvia Corse. Il loro 205 GT ha finalmente marciato a dovere, secondo di classe seguito dal 16esimo assoluto, sono il giusto premio dopo diverse delusioni. Positivo anche il risultato di Gorini Migiano su case GSI della Varese Corse. Con una vigilia travagliata per problemi alla vettura e un'inattività piuttosto lunga, sono giunti 25esimi assoluti e quarti di classe. Ritiro sul secondo Roggiano per Denunzio Vitali. Con la loro case GSI occupavano la 30esima posizione assoluta e il quarto di classe. Con Miro Antonelli su 205 GT sono giunti decimi di classe e 50esimi assoluti. Una maggiore confidenza con la vettura al secondo giro li hanno portati a recuperare ben 20 posizioni, in quanto al termine della terza prova erano solo 72esimi. Il
classe A3 finalmente traguarda i fratelli De Giuli con la loro 205 GT. Con una condotta tutta l'attacco, come consuetudine da questo equipaggio della Valceresio Corse, sono giunti primi di classe e 26esimi assoluti. Capelli Corradini su Escort XR3 sono giunti quarti di classe e 53esimi assoluti. Dopo il terzo posto all'Appennino Reggiano si aspettavano anche loro qualcosa di più. Cugnola Sassi, al debutto con la Escort XR3 iniezione, il ritiro dopo la terza prova speciale, quando erano 57esimi assoluti. Davvero sfortunato il rientro alle corse per il pilota di Varese. Buona la prova di sorto a risbaglio della Varese Corse. Un problema nella reperibilità dei pezzi del cambio dopo la rottura venuta al Vallio Solano li ha costretti a partire con quello stradale. Malgrado questo handicap, con una guida decisamente gridosa, è riuscito a concludere il terzo di classe, a soli 6 secondi dal primo e a 2 dal secondo, arrivando al 33esimo assoluto. Dopo il primo di classe in Piemonte, questo risultato si propone come la sorpresa della stagione. 14esimo assoluto e primo di classe, oltre che il nono di gruppo, con la piccola 1.70-3 gruppo A, troviamo un altro equipaggio della Varese Corse. Appare quasi inutile dire chi possa ottenere un risultato simile con una vettura certamente ben preparata, ma indubbiamente poco adatta alle zone alte della classifica assoluta. Pizzoccaro Zanini ormai ci hanno abituato ai risultati positivi, ma non smettono mai di stupire. Con una guida sempre al limite, anzi oltre il limite, sono riusciti ancora a dimostrare che una delle sicure promesse dell'automobilismo varesino sono loro. Time Manera su Opel Corsa sono giunti sesti di classe e 68esimi assoluti, con una gara travagliata da molti problemi. Il gruppo N, nella classe sino a 1006, portava al debutto nei rally della nostra zona la nuova Ford Fiesta XR2 iniezione, l'equipaggio Mazzughelli Statuto della Varese Corsa. Pur con poco sviluppo e preparata nel minimo indispensabile, ha già dimostrato buone qualità. E il secondo di classe ad un solo secondo dal primo, visto anche questa toccata, nella quale hanno sicuramente perso diverso tempo, è decisamente positivo. Sempre in N3 troviamo l'equipaggio Valcuvia Corse composto da Girardello De Witt su Fiesta XR3 vecchio tipo. Con qualche problema di motore alla marmita sono giunti 77esimi assoluti e sesti di classe. Come al solito, grande agonismo nella classe A1, sempre numerosa e monopolio delle A112. Ben 5 gli equipaggi Varese Corse. Casalate Statuto sono giunti 79esimi assoluti e 8esimi di classe, dopo una gara molto combattuta. Una penalità all'ultimo CO li ha fatti scivolare indietro di diverse posizioni, privandoli di un sicuro quarto posto. Cossi Botticelli hanno concluso in quinta posizione di classe e 72esimi assoluti. Buona la loro prestazione in considerazione del poco distacco dai primi. Gara un po' in ombra per i fratelli Muscolino. Tornati alla 112 dopo l'uscita di Lanzo con la loro 205 rally, i problemi accusati non gli hanno permesso di andare più in là dell'undicesimo di classe e dell'85esimo assoluto. Per Stocchetti Bianche vale lo stesso discorso fatto per i fratelli Muscolino. Il decimo di classe e l'84esimo assoluto non sono all'altezza delle prestazioni ottenute sinora da simpatico pilota di Varese. Gara decisamente grintosa per Zoccola Caldarone. Condotta tutta l'attacco, non è stata coronata dal risultato che meritavano. Qualche problema di troppo li ha relegati in 76esima posizione assoluta e sesti di classe. Buona la prestazione di Cimasoni Calamai. Giunti quarti di classe, sono comunque primi tra i varesini. Reduci dal ritiro del Limone Piemonte di qualche mese fa, li troviamo ai 69esimi assoluti. Un po' pesce fuor d'acqua troviamo l'equipaggio Brignoli-Rodini, che con la loro 1.45, soffocati tra una miriade di A112, sono comunque giunti 13esimi di classe e 93esimi assoluti, soprattutto a causa di problemi al motore. Passando alla classe N2, sino a 1003, troviamo un altro equipaggio che sta sempre più dimostrando di essere una sicura promessa del nostro rallismo. Parliamo dei fratelli Ossuzio su 205 rally della Valcuvia Corse, che con il 22esimo assoluto e il primo di classe hanno condotto l'ennesima gara di vertice, pur con una vettura non proprio adatta a lottare per le prime 20 posizioni. E attendiamo finalmente su una vettura più performante. Sempre su Peugeot 205 troviamo Maffina, anche per loro una buona gara, nella quale sono giunti 61esimi assoluti e quinti di classe. Al debutto come pilotessa troviamo Carla Vezzoli, in coppia con Betty Lonati, anche loro su 205 rally Junior Jolly.
pur con la loro poca dimestichezza che implica la guida in gara, hanno staccato dei tempi discreti, soprattutto con un continuo miglioramento. Le troviamo seste di classe e ottantesimi assolute. Un'altra conferma è venuta dall'altro equipaggio femminile, composto da Katia Alvianello e Roberta Ballerio, della Varese Corse. Dopo il primo di Lanza e il secondo di Viadana, un altro primo nella speciale classifica loro riservata in questa gara, mantenuto sin dalla prima prova e soprattutto contro la delta integrale di Patrizia Foti, ritiratasi sulla quinta prova quando accusava già una decina di secondi di svantaggio. Oltretutto, il quarto di classe, a soli 3 secondi dal terzo e il 49esimo assoluto, la dicono lunga sul potenziale di questo equipaggio, che quando è in tuta e casco dimostra una grinta decisamente notevole e sta già diventando lo spauracchio per diversi maschietti. Per ultima la classe N1, anche questa monopolio delle A112. Per la Varese Corse erano due le vetture: quella di Arnaboldi Pretini, giunti sesti di classe 94esimi assoluti a causa di diversi problemi alla vettura e per una penalità di un CO, e quella di De Giovanetti Ferrario, giunti ottimi secondi di classe e 74esimi assoluti. Vista la loro poca esperienza, stanno già dimostrando un buon potenziale. Per Felli Guerra, il settimo di classe e il 95esimo assoluto. La lontananza dai rally di questo equipaggio si è fatta sentire, soprattutto in una gara che non permette recuperi e dove il necessario adattamento ad una guida diversa dagli slalom, terreno abituale per il pilota, dove ha ottenuto buoni risultati, non gli ha consentito di esprimersi al meglio sin dalle prime battute. Quarto di classe e 82esimo assoluto per Frattini e Gabriele. Per il primo rally sprint Città Giardino è tutto. Una gara che è stata apprezzata sia dal pubblico che dai piloti e con molta probabilità verrà riproposta anche l'anno venturo, come è nelle speranze degli organizzatori. Speranze che sono anche quelle di permettere a quanti più piloti della nostra zona di correre senza spendere cifre folli e soprattutto sulle strade di casa. Il primo esperimento è riuscito. Attendiamo con ansia la prossima edizione.